Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Pokémon Marro Merda 2. L'ultima volta siamo entrati nella città di Evabè, ovvero la capitale di questo paese, conosciuta anche come Zafferanopoli. Abbiamo passato la frontiera e adesso possiamo avere libero accesso. E questa città è stata già presa di mira da un bel po' di comunisti, o meglio, della Rivoluzione Rossa. Siamo davanti alla porta principale della sede Shish Spa. E niente, entriamo dentro alla Shish Spa, una sede moderna. C'era pure la fontana, non c'è nessuno, sono tutti scappati. Qui ci sono delle piante, dei tavoli, di vetro. Questa è direzione della Shish Spa, piano terra. Sì, sfideremo tutti gli allenatori. Ah, guarda qua, hai una vista bella lunga. Abbasso le multinazionali, sono d'accordo con te. Le multinazionali vanno abbattute prima che abbattano noi. Oh, hai un bel po' di Pokémon, bene. Oddish, un altro. Peccato che ci sono 10 colpi di fango bomba, me ne servirebbero un po' di più. Vabbè, ho gli Ether e gli Elisiri, in caso che non abbia più mosse. Questo è il secondo che c'ha tutti Oddish. Un altro. Porca troia. Aspetta però, mi sono stancato. Taglio, anche se non credevo, come sempre. E bastardo, un stronzo. Fortuna che ero attrezzato. Muori, pezzo di merda. Grodish. Vai Kermit. Ho fallito. Purtroppo sì, grazie per gli 800 euro. Vegan for life. Ah no, grazie, i vegani mi stanno sul cazzo. Purtroppo. Sono troppo pallosi. Ma anche i vegetariani non li sopporto. Aspetta, cosa cazzo devo fare? Non sono a cura totale. Quanti cazzo ne ho a proposito? Beh, 17. Perfetto. Ah, scienziato. Al Cops are bastard. Acab. Hai ragione. Tutti bastardi sono. Tranne qualcuno. Ma poi perché uno scienziato dice questo? Vabbè. Non mi faccio l'idea perché non serve. Comunque questo sarà un episodio speciale. Durerà un po' di più visto che faremo tutta la sede. Stevie, devo cercarlo questo qua perché è un buon Pokémon. C'è un sacco di energia questo qua. Livello 43. Mega calcio. No, vaffanculo.
se devo stare 5 mosse e poi la precisione non è delle migliori, no grazie. Mi tengo le mosse, nudo l'Imerl. È un colpo di fango. In verità lui sarebbe Magneton, dal suono. Però sei forte. 1400 euro, grazie. Riesci a usare questo labirinto? Uscire da questo labirinto? Non è proprio un labirinto, è una sede. Sfidiamo quest'altro tizio. Io ho portato le bombe carte. E a me servirebbe un qualche lanciamissile. Ma questa non è GTA purtroppo. Cubone. Ma chiamarlo cubo di Rubik no. Vabbè. Passo merango. Vabbè. Ah, fuori dalle balle. Comunque devo gestire un po' le PP, diciamo, i punti potenza si dovrebbero chiamare. Devo usare più quelle mosse che ne hanno di più. Un po' di Zubat. Da tempo che non lo vedo più. È dura, hai ragione. Le piastrelle a forma di diamante sono blocchi di teletrasporto. Il trasporto ad alta tecnologia. Alla Shish non si fanno mancare niente. È vero. Qui sono dei progetti. Ah, è vero, mi sono dimenticato che devo. Per avanzare devo trovare l'apriporta. Non potrò fare molto sicuramente. Questo è il teletrasporto del piano 1. Sono uno dei quattro fratelli Revolution. Ora avete rotto il cazzo però. Vai merda man. Vabbè, facciamo un colpo di fango. Velocità. Vabbè, almeno l'abbiamo rallentato. Vabbè, ecco cosa succede quando mi devo incazzare. Mi fa sporto, stronzo. Fortuna che solo in questi giochi esiste uno strumento utile contro i Pokémon addormentati e basta suonarlo. Peccato che il suono non è tanto orecchiabile. Triplo calcio. Ah, aspetta, ho sbagliato. Basta colpo. Vuoi andare a segno? Per poco davvero partiva una bestemmia. Ma bestemmi proprio in arabo. Basta risolverti il cazzo. Ma voi non sapete quando una mossa non va a segno, mi sale davvero il crimine. Ecco. Merda man, guarda che se fai così io ti caccio davvero dalla squadra. A meno che non vuoi fare la stessa fine di quell'altro, come cazzo si chiamava? Polizuag, che l'ho allenato inutilmente quando non poteva evolversi. Lo stronzo mi sta facendo, anche se ha tanti livelli in meno, sto stronzo. Perché stiamo sto? Ah, muori, pezzo di merda. SpongeBob. Un colpo di fango.
pistolata, vero? Zubar. Forse meglio. Ma ce l'ho qualche. No, non cazzo. Non ho mai pozioni io. Porca troia. Vai Kermit, ora basta. Non voglio rischiare. Tra l'altro siamo quasi a 12 minuti, ma come vedete questo episodio sarà abbastanza lungo. Circa sui 40 minuti dovrebbe essere lungo. Che botta, fratelli miei. 900 euro. Ti lascio nelle mani dei miei fratelli. Ma non ho mai sentito parlare questa cosa dei fratelli. Aspetta, però. Prima facciamo un po' di... Io così così andrò ma magari lo dividerò in due parti, non lo so. Vabbè, qua niente. Andiamo in questo teletrasporto, che cazzo mi porta? No, siamo sul settimo piano. Chissà perché la sciscia è finita. È che anche valete un cazzo, avete pure dei PC vecchi della IBM che non servono a un cazzo. Andiamo in questa zona. Un ferro, cioè ferro, è il ferro come diciamo elemento, non il ferro, elemento chimico, non il ferro specifico. Cazzo di piano siamo? Ah, siamo già al settimo piano, aspetta però. Non potrei andare oltre. Oltre dove? Qui lavati. Sai che questi quasi forse riprenderò quella specie di camion? È vero, posso solo solo. Pikachu. Tipo elettrico. Ma con psicoraggio. SpongeBob. Che palle per tutti sti Pokémon. C'è Pokémon. Zubat. Piacerebbe usare psicoraggio, ma non voglio sprecare, ma potrebbero servirmi più avanti. Non sono stato abbastanza grintoso. Gira i tacchi o richiami i rinforzi. Non credo che potrete fare molto. Nel frattempo mi ricordo che al sesto piano dovevo andare, qualcosa così. Sì. Sono di Quattro Fratelli Revolution. E io sono VPC LOL, piacere. Vabbè. Ma è Kermit! Che non ho capito che cazzo è. Però dal suono è Nidoking. Non dico in più perché quando l'ho catturato è stata davvero una palla. Cioè, è stato davvero rompipalle catturarlo. È stato difficile, ma perché bisognava catturarlo con delle ball più, diciamo, come si può dire, più efficaci. Abbiamo messo già 15 minuti quasi. Comunque ieri verso la nottata ho parlato via TeamSpeak con Carmix Ita, dove lui ha fatto un video che adesso è in caricamento sul nostro canale YouTube, cioè sul mio, perché lui non è suo e gli ho dato solo il lavoro, diciamo. È solo un socio. Non ho letto, vabbè cazzo me ne frutto. Non importa.
I miei fratelli ti renderanno il favore. Non faranno niente quelli. Aspetta, posso andare? No, qua non c'è un cazzo. Aspetta però. Era al sesto piano che c'era la priporta? Mi ricordo, non so. No, non so se era il sesto, aspetta. Che cazzo? Sei. Non era il sesto, non mi ricordo. Aspetta. No, qui non c'è. Sì, dobbiamo cercare la priporta, perché sennò qua diventa difficile. Come osi definirci fancazzisti? Perché fate qualcosa di utile? E poi voi non siete rivoluzionari. I rivoluzionari non si vestono di nero, ma di rosso. Vai con psicoraggio. No, un altro Zubart. Livello 44. Ci hai traditi. 900. Comunque non ho tradito nessuno perché non faccio male del vostro team. Però abbiamo delle belle tutine. Sì, sono belle, ma voi non siete rivoluzionari. Scusate, ero andato un attimo al cesso. Vabbè, continuiamo. Ci ho parlato questo? Sì, sì, utile. Almeno così non dobbiamo lavorare. Se non lavorate, questa azienda fallirebbe e voi rimarreste per strada come i barboni. Maledetto il giorno che mi sono fatto assumere la shish. Guarda, in questo tempo di crisi, ritieniti fortunato che ti hanno assunto. Se no facevi il lavavetri. Vedi quell'uomo vicino a me? Ce l'ha mollo. Cazzo, mollo proprio. Mamma mia, aiutami. Ti sembro tua madre? Sono arrivati i rivoluzionari e hanno preso possesso dell'edificio. Edificio, forse. Sì, ma questo è più grande. C'è un bello, guarda. Cosa cazzo devo andare? Ma sai che forse dobbiamo andare in questo... mezzo piano. Proviamo a scendere di un piano, magari... L'abbiamo trollato. Ah sì, è vero, è qua che dobbiamo andare. Certo che potevamo scegliere delle tute più comode. Beh, accontentatevi di quelle. Guardate. Ah, questo è un tizio forte. Ecco, un psicoraggio. Anche se non basterà una mossa. Però l'abbiamo confuso. Perfetto. No, è un tipo acqua, non gli farebbe bene. Ah, guarda, no, sto stronzo. Si è già ripreso la confusione. Mai fidarsi delle apparenze. Protezione. Altra mossa che odio. Vabbè, fuori dalle balle. Questo latex mi fa sudare del pacco. Grazie per i 1056 euro. Vuoi usare? No, grazie. Aspetta. Torniamo un attimo al quarto piano. Ok, qui c'è la priporta.
Adesso però torniamo. Però aspetta, devo trovare questo stronzo. Vabbè, sì, torniamo al primo piano. Sì, ci sono 10 piani, sì, volendo dovete andare verso il 10° piano, ma dall'ascensore non potrete andarci. Dovrete andare da un'altra zona. Più avanti lo scoprirete. Però io, diciamo, inizio pian piano a sfidare tutti e poi salirò di piano usando le scale. E qui c'ero già stato. Sono già sfidato. Questo pure. Apriamo le porte. Aiuto, no, fermati, tu non sei di sinistra, non so, scusa. Se ti insegno tua onda mi perdoni. A parte che io... Beh, sul fatto di essere di sinistra o destra non ho un'idea precisa. Comunque sì, l'elettrodo mi sa. Però posso... Ah, però non posso fare niente adesso. Sì, scusa. Come vuoi. Apriamo pure questa porta. Aiuto, sono un dipendente della Shishi Spa. Non mi sembra. Inferno ape. E poi riprenderemo. Ecco il rocciotomba. Super efficace, 500 punti esperienza. Detective Conan. Detective Conan. Perfetto. Un altro fuori del ballo. SpongeBob. Scherzavo, però vorrei tanto che mi assumessero. Grazie per i 1.300 euro. Siete ricchi voi scienziati. Sto protestando contro la shish, però intanto gli lascio il curriculum. Con quello non farei un cazzo. Sai quanti curriculum ho dato io? Ad agenzie non mi hanno mai preso. Figurati, ormai il curriculum, il diploma, ci fai un cazzo. E come avere carta straccia? Siamo al secondo piano. E qua. Tizio, dillo, sei qua a scioperare solo per saltare a scuola. Io non vado più a scuola da tempo. Joystick. Ecco, rocciotomba. È Pipno. Però mi piace sto Pokémon. Un surf. Io portiamo al 45. Un momento vuoto.
È un buon Pokémon comunque. Livello 45. Quillanti. Avevo interrogazione. Mi consiglio, puoi aprire le porte con l'apriporta. E io so scemo che provavo con l'apribottiglie. Vabbè, apriamo sta porta. In verità qui ci dovremmo andare più avanti. Quella porta proprio all'ultimo piano. Dalla zona giusta, diciamo. Iperpozione. Dove vai? Vabbè, ma non la spreco adesso. Sei contento di questo sciopero? Qui non c'è nessun sciopero. C'è solo, diciamo, una sorta di invasione o irruzione, chiamatela come cazzo volete. Electrode. È un psicoro. Non avevo dentro che l'electrode è veloce. Vabbè, me l'ho paralizzato. Cioè, paralizzato confuso volevo dire. Scusate per questa cretinata che ho detto. Più veloce nonostante più di 10 livelli di differenza. Dov'è Clip Conan? Paralance. Su sto non si è attaccato 4 volte. Vabbè. Affaccelo cazzi. 1400 euro, grazie. Parola d'ordine e rivoluzione. Benissimo. Aspetta. Andiamo Electrode. Sì, non prendo per il momento i teletrasporti, li prenderò più avanti. Qua c'è qualcos'altro. Qua niente. Neanche qua. Solite piante che non servono un cazzo. Dove cazzo eravamo? Il secondo? Sì, ora scegliamo il terzo. Siamo impadroniti da Shishista. L'ho visto. Nachos. Vai, Electrode, tocca a te adesso. Zapdos. È uno Zapdos fuso con Gyarados. Che figata. Però bello, bisogna dire. Grrr. 928 euro. Che cazzo ti ridi? Entriamo in questa stanza. Cura totale. Fiume di fuga. Che non credo che posso usare in questa sede. Revitalizzante Max. Questo deve essere un dipendente. Shh, non vedi che mi sto nascondendo? Ah, è per questo che vi siete chiusi la porta. Vabbè. Dall'altra parte c'è qualcos'altro?
Quanti cazzo di omini ci sono dentro questo edificio? Direi un centinaio, visto che... Come cazzo si può dire? È una torre lu grossa. Dizionario. Sonicum, se vai a segno, però anche oggi deve salire la bestemmia, a quanto pare. Che mossa di merda, però vabbè, tanto. Quello che la vendo. Ah, è vero, lui è un tipo terra paralizzato. Bravo coglione che mi hai attaccato direttamente, pur sapendo che avevo statico come abilità speciale. Ah, però vaffanculo. Merda. Mi sa che ho fatto una cazzata. È il momento di usare una iperpozione, anche se sprecata, però vabbè. Beh, ops. Vado in scintilla. Ah no, è vero, un tipo terra. Che mi confondo. Su fare solo Sonic Boom ho rotto la mente. Zubat, ora posso usare la mossa elettrica. Comunque sono già quasi a 33 minuti, non so se 40 minuti basteranno, ma non penso. Tanti, tanti cosa, 900 euro, grazie. E già sono proprio tanti, siamo un'azienda. Guarda che brutti sti computer, sono vecchi. Andiamo nel quarto piano. A questo piano si studia la tecnologia delle Pokéball. E ci sono da 20 anni, cosa avete ancora da studiare? Lei, anche se ogni anno creano una ball diversa. Merda, si è autodistrutto sto stronzo. Vabbè. Detective Conan. Intanto 45 era il thread. È lo skit. Un Sonic Boom. Beh, sono un attacco speciale, tanto. Uffa, che disdette. Grazie per 1300 euro. Lavoriamo ad uno Pokéball cattura tutto. Si chiama Master Ball, esiste anche lei da 20 anni. Proteina. So che cazzo sta facendo. Moriremo tutti. Ah,
solito esagerato. Non siamo mica in Afghanistan. Vabbè, qui ci sono solo dei server. Prendiamo questa cosa. MT-01, centri pugno. Mossa buona, ma troppo... cioè, non è imprecisa, è... non è sicura. Da dove sbuchi? Dalla porta. Chi è questo? Che ci fa un giocoliere qua dentro? Taco Malfoy. I tacos sono quel, mi pare, cibo messicano, se non sbaglio, mentre Malfoy non ho idea di chi sia. Deve essere uno... ah no, questa no, è una rottura di palle. Vabbè, che culo. McMahon. Vaffanculo. Schifo. Ah, odio. Mi fai cazzare quando non vanno a segno le mosse. No, la foglia magica no. Madonna, però... che disdetta. Sei solo al quarto piano? Anche tu. Bisogna dei server. Forza, prendi. Sei un pericolo. Io di solito non sono uno religioso, ma se sei lassù salvaci Superman. Beh, almeno avete detto una cosa utile. Fino a questo tizio. Porta un po' di rispetto a chi si fa il culo per la libertà. Non so se voi siete davvero paladini della libertà. È Pippo. Paralizzato. Perfetto. Attacco sale. Fate questo perché non avete voglia di lavorare, confessato. Stavo piano. Deve stare al quarto però. Cosa cazzo c'era di qua? Niente, solo uno che blocca la strada. Pure questo però che si è messo in mezzo ai coglioni. Per tempo siamo quasi a 40 minuti. Ho capito che sarà molto più lungo perché siamo solo al quarto piano. Vabbè. Qui non è più rimasto niente da fare. Saliamo al quinto. Sono
uno dei quattro fratelli Revolution. E io sono VPCLO, piacere. Questo deve essere il terzo, ne manca solo uno. Scintilla. Machoc. Quasi 46. Mi hai fatto fuori. Eh sì. Non importa, mi fate rivendicheranno. Mi sa di no. Mamma mia, aiutami. Ti sembra tua madre? Ah no, mi sa... No, ci hanno già parlato qua. No, è che è una stanza simile a quella. Ah no, ci siamo stati perché... Non siamo però passati da quella parte. Ah, perfetto, ho capito. Andiamo dall'altra zona. Ma qui non c'è un cazzo. Sto protestando anch'io. Voglio l'aiuto aziendale. Ma non esistono le macchine qui. E non credo che esisteranno mai. Duce il capitalismo. 5 addirittura. Psycar. Psycum più Magikar. Moodle email. Mi sento distruggi sto stronzo. SpongeBob. Scusate per questo beep beep beep. Vabbè. SpongeBob. È lo skit. Perfetto, almeno la bicicletta aziendale, 1200 euro, grazie. Nemmeno la matita aziendale. Oh, ma sto aziendale ti è diventata per tipo un'illuminazione. Questa porta, PSSU, perfetto. Special X, roba inutile. Qua sembra che ho fatto tutto, sì. Quinto piano, andiamo al sesto. Bildo, tocca a te. Cazzo c'è qua? C'è un scienziato. Calcio. Aspetta però. Tizio. Non importa. Ah, questo l'ho già sfidato. Vabbè, premo sta porta. MT08, gran fisico. Altra mossa inutile. Un misero rivoluzionario. E questo è l'unico ruolo che mi spetta. Guild 9.
Sazlash. Sette, ma non basterà, credo. Infatti. Speriamo sia. 9. Che culo. Le 12. Perfetto. Bastardo, avevo fatto anch'io il provino per la parte del protagonista. Grazie per i 2000 euro. Meritocrazia è un cazzo. Quella non c'è mai stata e non ci sarà mai. Oh oh. Quattro cose, non va, tanto. Mi lavati. Fossa. Perfetto. Un po' di zuba. Devo usare in terra una mossa tipo la. Frana. Zubat. Che forse è l'evoluzione di Eppo di Zubat. L'unico problema di Dildo, o meglio di Trio, è che ha una difesa che fa schifo e ha pochi, diciamo, punti salute, si potrebbe dire. Quella è la cosa che mi fa un po' incazzare. Ma di tutto schifoso. Però quella cosa è ammazzata. Oh merda. Vabbè, tanto. Perché l'accelerazione. Fuori uso. Grazie per mille questi 663 euro. Abbiamo divisa, ma siamo quasi Power Ranger. No, non ci assomigliate per niente ai Power Ranger. È pericoloso qui. Sei qui per salvarmi? Ma chi ti conosce? Sei pure un cesso. E ma tutto. Pare che qualcuno stia sfruttando il trambusto creato dallo sciopero per rubare la nostra Master Ball. Tutti questi ometti in latex fanno galoppare le più remote fantasie. Vedete, siete proprio strani voi. Ah, guarda, c'è Isis. Ci dovremmo andare lì verso la fine. Ah, è vero che la... Che prima è questo? Il sesto? Sì. C'è anche qualcos'altro che possiamo fare ancora? Non mi ricordo. Ehi tu, mi hai scambiato per un dipendente della Shish? Infatti non ci assomigli per niente. Nel frattempo siamo quasi a 50 minuti. Magnitudo 6. Sheldon. È un tipo ghiaccio, devo stare attento. 7. In realtà sono dipendente della Shish. 3000 euro, poi, grazie. Nonostante la tua età sei un buon allenatore. Beh, grazie. Saliamo sopra. Settimo piano. Ah, cosa l'ho già sfidato. Sì, qui c'era l'apriporco. No, non è l'apriporco. Qui c'è la... Apriamo questa porta. Ti
Chissà se per la sciscia è finita. No, mi sto salvando il culo. Non mi interessano i server. Anarchia, unica via. Mi ricorda qualcuno che diceva dislessia, portami via. No, non c'entra un cazzo. Con fossa. Livello 46. Peccato che non ho ancora 100 di vita. Electrode. Tanto non mi fa fare mosse elettriche. 6. Cosa? Ho perso? Sì. Però siete ricchi voi scienziati. Altri 3.000 euro. Cosa pensi della sciscia? Un vero labirinto? No, è solo un edificio che ha molti teletrasportatori. Cosa li hanno fatti per disperdere i cosiddetti... Vabbè, lasciamo perdere. Oh no, ho perso gli occhiali. Ah, beh. Questi eventi li possiamo usare? No. Che peccato. Quello abbiamo sfidato, questo pure. Saliamo sopra. Ottavo piano. Ah, qui c'è, mi pare, il... Ah, spieghiamo questo. Ah, questo è l'ultimo dei quattro fratelli Revolution. Basta! Zubart. E con Frano. Pikachu. Sei. E Pipno. Mi serve un magnitudo forte. 8. Ma non basterà. E Pipno è grosso, è forte. Però è bastato. Fratelli, ho perso 1.800 euro, grazie. No, non ti vendicheranno, purtroppo. Perché li ho già battuti. Ah, qua c'è. E tu vuoi venire a letto con me? Mi sta proprio intenso. Beh, grazie per avermi ricaricato la squadra. Era l'ultimo piano che c'era tipo una sorta di centro Pokémon. Aspetta. No. Andiamo Merdaman che è rimasto un po' indietro. È vero che non ha delle mosse proprio potenti, però. Mi hai visto da qua? I tuoi Pokémon ti adorano? Cazzo ne sai te? Tu. Pikachu. Un colpo di fango. Infernape, scusa, scusate, mi confondo, ok. Deve stare d'attacco rapido di cazzo. Vabbè. Comunque siamo quasi a 55 minuti. Ci sto avvicinando quasi a un'ora di gioco. Dopo tutto questo è uno speciale, è giusto che ci sia un episodio lungo. Dai, con fango bomba. Livello 44.
Hai una faccia adorabile. 900 euro. No, grazie. Se solo avessi iniziato la carriera di allenatore alla tua età. Ah. Aspetta, questo. Qui non c'è nient'altro da fare. Questo abbiamo sfidato. Apriamo questa porta. Apriamo pure quest'altra. E qui c'è il teletrasporto. Qui c'è il tizio. I tuoi Pokémon hanno dei punti deboli, li vedo. Sì, purtroppo ce li hanno, ma c'hanno anche punti di forza. Telespetor. Che no. Neo Shadow. Ah no, è tipo buio questo. Vabbè, però gli ho fatto un po' ipnosi. Ok, svegliamolo. Ti ho trollato, eh? Con taglio. Perfetto. Nudo Limerlo. Sto stronzo. Perfetto. Ti consiglio una visita dall'oculista. Prezzo 1344 euro. Conosco uno specialista, Dippold l'ottico. Che cosa significa? Non lo so. E non lo voglio sapere. Ma andiamo al nono piano, ovvero il penultimo. Siamo proprio quasi nella parte più alta. Ora basta con i giochetti. Di che giochetti parli? Colpo di fango. SpongeBob. Fango bomba. Ah, fanculo, bolla raggio. Questa era forte. Fortuna che c'ha tanti livelli di differenza. Abbiamo pure rallentato. Stronzo. Vabbè, tanto. Non c'è più speranza. Hai ragione. Ecco, mi hai battuto. Tornatene a casa. No, devo continuare il mio lavoro. Ma prima stiamo, andiamo qua. Ti do il benvenuto al nono piano. Felice di vederti. Chi ti pensi di essere, un receptionist? Machoc. Ciao, fango bomba. Ma fanculo. Bel colpo, ma la sala consigliare è al piano superiore. Cioè andremo. Carburante. Frattempo abbiamo raggiunto un'ora di gioco. Caramella rara. È il primo video forse più lungo che ho fatto da quando sono diventato youtuber. Andiamo nella parte est. Apriamo questo percorso. Parliamo con questa
qua. Wow, che paura. Ecco cosa sono i ricchi in verità, paurosi. E niente, benvenuti al 10° piano. E questo sarebbe l'ultimo piano. Ma non c'è niente, dobbiamo salire dall'altra parte. Nel frattempo prendiamo zinco e sfidiamo questo qua. Fermati. No. Avrei potuto usare. Vabbè. Un po' di Zubat. C'è forza. 20 livelli di differenza. Zubat. Che non mi devo confondere con un po' di Zubat. Ciao Zubat. Lavati. Colpo di fango. Questo non si usa attacco rapido e fa pure il brutto colpo. Certo che gli allenatori sono un po' scarsi, a parte qualcuno, questo Majin Buu. Ah no, sto stronzo no, che palle. Vabbè. Ci manca solo l'iperraggio. Beh, almeno adesso è immobilizzato. Perfetto. Ai, mi hai annientato. Tieni gli occhi aperti, se no non ci vedi. E siamo arrivati praticamente, abbiamo sconfitto quasi tutti gli allenatori, quindi rimane solo una zona dove ancora non ci siamo stati, tra il 6° e il 10° piano, ma in un'altra area che si accede con i teletrasporti. Per ora ritorniamo al piano terra. Andiamo un attimo al centro Pokémon. Cambiamo un po' la squadra. Regimo te non mi serve un cazzo. Vai qua. Ritiriamo il camion. Non qui, non questo, ma aspetta. Inferno. Questo è da un tipo fuoco. No, dall'altra parte devo andare. Torniamo dentro la sede della Shish Spa e andiamo al 6° piano. C'è il 6° piano, sì, però da un altro piano dobbiamo accedere. Non di qua però. Aspetta.
ho sbagliato piano. Si vede. Forse il quarto piano, mi pare. Sì. Cioè, non lo so se è il quarto. Terzo piano. Ah, tanto non avevo ancora aperto sta porta. Aspetta. Sai che questo tizio ancora non l'ho sfidato. Ah, inferno. Tocca a te. I miei Pokémon sono i miei fedeli guerrieri contro il capitalismo. Fai bene. Ma per il momento sei il mio nemico. Come lo sono tutti. Lo trovo. Anche se non so se mi conviene, però vabbè, tanto per... Sì, purtroppo è lento, infernape. Vabbè. Appena troverò una mossa di fuoco più decente. Accidenti, metti Pokémon KO. Sì, grazie per 1600 euro. Le porte si chiudono elettronicamente, servono solo della priporta. E la ce l'abbiamo la priporta. Comunque non era qua. Aspetta, devo ricordare. Non è che dobbiamo andare all'ottavo piano forse? Beh, non so perché meno. E al settimo. Che non mi ricordo completamente. Che c'era tipo saliamo l'ottavo. No, non era qua. Nel frattempo faccio un'altra scopata, vabbè, tanto per ricaricare la squadra. Grazie. Io mi devo ricordare che non sono un piano. No. Ecco, torniamo sotto. Sesto. Quinto. Questo è il settimo, ho sbagliato. Sesto. Lì è uno, sto stronzo. Andiamo al quinto. Aspetta, salto il trasporto. Terzo, mi pare, sì. Il quarto piano. Qui c'è lo scienziato. Qui siamo all'ottavo. E purtroppo è incasinata sta cosa, perché da tempo che non ci gioco. Che è qua. Un piano. Non mi ricordo bene. Vabbè, vado alla cieca, più un po' lo troverò. Che cazzo era? Guarda che pazienza, siamo già un'ora e dieci. Mi devo sbrigare. Forse taglierò per... No, vabbè, non taglierò niente così. Sesto piano. Dobbiamo andare lì, ma come, qual è il piano giusto? Cristo santo. Quanto piano? Che bello questo. Quello sbagliato, andiamo al
quarto. Aspetta, questa è un cazzo corto. Pian piano. Settimo piano. Ricordo bene. Ci ho parlato? Sì. Aspetta. Cazzo sei? Sesto. Quarto. Non c'è un cazzo. Sai che devo andare qua? Secondo piano. Sì, trovato. Vabbè, termino qua l'episodio, dove continueremo nel prossimo episodio. Cioè nel prossimo episodio di Pokémon Marron Merda 2 sfideremo di nuovo Isis. E poi continueremo a sconfiggere gli ultimi, diciamo, membri rimasti di questo palazzo. Ci si vede, ciao. Come diciamo in arabo, marhaba.